Presidente, questo piano di sviluppo per il Morese, che cosa significa in sintesi? Significa una tappa importante, non è la fine di un percorso, è un punto di approdo da cui puoi ripartire per andare avanti. Perché dico questo? Perché ci sono dei progetti che sono certamente importanti per questo territorio, che saranno finanziati. Poi dobbiamo valutare se l'insieme di questi progetti, i migliori tra questi progetti, quelli che saranno finanziabili, sono davvero in grado di cambiare lo stato delle cose, che è uno stato delle cose che conosciamo, spopolamento, abbandono delle campagne, giovani che tendono ad andare via. Queste cose vanno assolutamente combattute, ma non si combattono a parole, a chiacchiere, dicendo dobbiamo combattere lo spopolamento senza mai dire cosa davvero vogliamo fare, o dicendo l'unica cosa che mi serve è una strada in più, un viottolo in più, non so cos'altro in più. No, lo spopolamento si combatte con lo sviluppo è una cosa molto seria, lo sviluppo vuol dire avere idee chiare di quali sono i nostri punti di forza, quali sono le scommesse che dobbiamo fare. Vogliamo scommettere sull'agroalimentare? Pensiamo di avere dei prodotti fantastici? Bene, dimostriamo che è vero. Sono sicuro che ci sono, ma questi prodotti devono diventare roba che la gente vuole comprare in quantità grandi o a un prezzo abbastanza alto da consentire a chi vive in campagna di rimanerci e di dire al proprio figlio: studia per tornare in campagna più forte di prima. Questo è il problema dello sviluppo. In questa tappa, bene, faremo un riscontro e vedremo quali progetti abbiamo raccolto dall'intelligenza del territorio, collettiva del territorio, vediamo le nostre idee, le mettiamo insieme, vediamo a che punto siamo. Io non credo che basterà, ma credo che sia un passo avanti. Presidente, c'è stata una polemica tra la cittadinanza morese, ovvero che dei tavoli di partenariato non sono stati coinvolti direttamente anche imprenditori e diverse classi sociali. Lei, in merito a questo, cosa risponde? Sono molto semplici, più imprenditori ci sono e più io sono contento. Quindi se qualcosa non ha funzionato vedremo di correggerlo. Io penso, da quello che ho appena detto, che lo sviluppo sia principalmente una cosa degli imprenditori. Quello che deve fare la politica, io, i sindaci, tutta la classe che usa risorse pubbliche, è creare condizioni perché gli imprenditori facciano il loro mestiere, che è quello di creare lavoro e benessere. Quindi non possiamo avere da una parte il settore pubblico e dall'altra parte gli imprenditori. Quindi vogliamo parlare con tutti quelli che hanno idee di sviluppo, e molto spesso questi sono i privati, naturalmente. Da poco ad Alghero abbiamo riunito 120 produttori, non sindaci, produttori dell'agroalimentare, molti dei quali venivano da questo territorio, per farli incontrare con buyers che venivano, 33 buyers che venivano da tutto il mondo. E quella è stata una giornata fantastica. E abbiamo visto giovani imprenditori bravissimi, e sono loro che fanno la differenza. Noi dobbiamo metterli in condizione di farla, quella differenza. E sono loro stessi che devono dirci cosa manca, di cosa hanno bisogno. È una strada o una connessione internet? Presidente, lei è l'ultimo come giunta regionale, diciamo che si è gravato dell'annoso problema delle infrastrutture. In relazione anche all'incidente ferroviario che è successo in Puglia, qui in Barbagia e anche in Ogliastra ci sono ancora dei collegamenti ferroviari a unico binario a scartamento ridotto. Più volte si è cercato di ripristinare un collegamento adeguato. Lei, in merito a questo, cosa ci può dire? Ci sono. Posso dirle una cosa precisa, che noi ci siamo dati da fare per essere in grado di fare un enorme investimento sul ferro. Un enorme investimento sul ferro vuol dire qualcosa che sfiorerà subito i 300 milioni, non si era mai visto da tantissimo tempo in Sardegna. È chiaro che iniziamo dalla direttrice principale, quindi questo è un contratto RFI, si dice, un contratto della rete ferroviaria italiana, e quindi non può che riguardare la dorsale principale Cagliari, Sassari, Olbia, che comunque dobbiamo mettere a posto perché tutti dobbiamo connetterci più rapidamente dentro questa regione. L'investimento è molto importante e verrà fatto nei prossimi 2 anni. Questo investimento ci consente di occuparci poi anche con risorse nostre delle linee secondarie, quelle a scartamento ridotto. Però voglio dire una cosa, come dimostra tutto quello che sta leggendo in questi giorni, non è un problema di binario unico o meno. Non è quello il problema, è il problema di tecnologia, è il problema di non avere tecnologie assolutamente arretrate. In Sardegna, mi dico, siamo messi molto meglio che in Puglia, ma questo è il punto. Noi, per esempio, pensiamo di poter portare un treno da Sassari a Cagliari alla fine di questo investimento in cui l'ho detto, in 2 ore e 8 minuti, senza fare il raddoppio di binario.
senza nemmeno in questo momento fare modifiche di percorso, semplicemente investendo con la tecnologia che mette in sicurezza molti tratti del percorso che oggi invece sono insicuri perché c'è un passaggio a livello poco controllato o poco gestito digitalmente. È soltanto intervento di tecnologia su questi aspetti è in grado di fare risparmi di tempo enormi. Per quanto riguarda le tratte secondarie, quello che stiamo facendo in questo momento, oltre naturalmente a garantirci che ci sia tutta la tecnologia che mette in sicurezza, abbiamo fatto acquisti importanti per avere dei vettori che siano di livello molto più decente di quello che c'è stato nel passato. E poi magari ragionando sulle priorità del territorio, ragioneremo anche su quali investimenti fare sulle rotte che riguardano direttamente noi come regione. Voglio concludere semplicemente con una domanda sui giovani. Lei, per quanto riguarda i giovani barbariccini, vorrei che lei desse un messaggio ai giovani barbariccini anche in relazione a questo piano di sviluppo. Sì. Perché i giovani sono ormai apatici nei confronti di tutto, soprattutto nei confronti della politica e del futuro. Che cosa dice? Intanto che avere sospetti nei confronti della politica è giusto, perché la politica deve recuperare fiducia e ne ha perso tante in tutti questi anni. E l'unico modo perché la politica possa recuperare fiducia è dire di fare delle cose giuste e poi farle. E noi stiamo cercando di fare esattamente questo. L'altro giorno, a aprile, abbiamo parlato del fatto che avremmo portato la banda ultra larga nei territori rurali, quindi nelle zone interne. L'altro giorno, pochissimi mesi dopo, quindi, abbiamo aperto il primo cantiere e adesso in sequenza apriremo altri 312 e nel 2017 questa cosa sarà conclusa e la banda sarà in tutta la Sardegna che conta di più, quella delle zone interne. Quindi noi dobbiamo dire e fare, ma questo è un problema nostro, i giovani guardino e decidano se poi meritiamo fiducia oppure no. La seconda cosa che i giovani devono fare è pretendere, sono giovani, devo pretendere di avere una istruzione adeguata. Questa è la prima cosa, l'assicurazione contro il rischio per loro e acquisire le competenze. Poi vedremo se potranno spendere con il miracolo in Sardegna o altrove, ma loro devono mettersi in sicurezza studiando, ma per studiare ci vuole la loro volontà, ma ci vogliono anche delle scuole che funzionino bene. Naturalmente il progetto di scuola che abbiamo lanciato appena entrati al governo regionale serve a questo. Abbiamo fatto interventi anche in questo territorio per almeno 30 milioni per migliorare le scuole. Anche qui non siamo al traguardo finale, ma stiamo facendo un intervento per mettere in sicurezza i giovani. Abbiamo parlato anche poco fa con il sindaco di Nuoro di come rendere seria, credibile, utile l'università nuorese. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa naturalmente è che poi bisogna anche dire ai giovani quali sono gli ambiti nei quali è più probabile trovare un lavoro in futuro. Noi lo stiamo dicendo in tutti i modi. Posso essere rapido. Ci sono tre cose che sono fondamentali. Turismo, ci sono un sacco di lavori importanti nel turismo, non camerieri, ma di alto management, quindi si può fare molto. Questo è un settore estremamente importante, la Sardegna è molto carente dal suo punto di vista delle competenze nel turismo e noi ci stiamo impegnando perché il turismo sia un settore più stabile, con una stagione più lunga, quindi con posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità. Secondo, l'agroalimentare, l'abbiamo detto stamattina, l'agroalimentare ha bisogno di moltissima intelligenza, si parla di agricoltura di precisione, abbiamo bisogno di agricoltura di gente che sa dare del tu a tutte le tecnologie digitali, ne abbiamo pochissime in questo momento, invece questo è un tema fondamentale, quelli che sapranno andare in campagna, sapranno portare la tecnologia, avranno produzioni migliori, costi più bassi e vinceranno perché saranno più competitivi e questo è un secondo tema fondamentale. L'altro che ho anche citato insieme naturalmente quello del digitale. In questo momento in Sardegna, non nella Silicon Valley, abbiamo carenza di ragazzi e ragazze con competenze di informatica. Chi ha quella competenza trova lavoro velocissimamente anche nella nostra regione.